Oggi mi trovo nel bellissimo comune di Montelabate e ovviamente quando parlo di Montelabate parlo della pesca di Montelabate e io sono qui per la 77 edizione della sagra della pesca di Montelabate. Ovviamente noi di Rossini TV siamo molto felici di essere qui eh, perché davvero è una sagra molto antica, storica, forse una delle più storiche del nostro territorio più in generale della regione Marche. Sono state tre serate, questa è l'ultima, comunque molto, con molta affluenza. Ben riuscita, eh, ieri sera con la podistica che era la settima edizione con oltre 160 iscritti, oggi invece con la ciclistica della pesca. Con 125 ragazzi eh, provenienti da sette regioni, incluse le Marche. Quindi noi siamo molto contenti, molto soddisfatti. I pescicoltori ci hanno regalato le pesche più belle che coltiva, coltivano, quindi anche per loro è un motivo di vanto. Eh, che dire, è la mia ultima sagra delle pesche, eh, quindi è dell'ultima serata, quasi mi commuovo, però. Vabbè, sono felice di, avere, di essere riuscita a portare tante persone a Montelabate nonostante le, gran, le tante manifestazioni che ci sono intorno a noi e questa già è una soddisfazione che mi riempie il cuore. E dal vice sindaco ci facciamo raccontare qualcosa di questa buonissima pesca di Montelabate? Sì, è una pesca particolare perché ottimizza il microclima e il terreno di questa vallata e quindi accresce il sapore e il gusto di questa pesca che viene apprezzato da tutti. Non tutti sanno che ci sono oltre 200 varietà di pesche, quindi uno mangia la pesca pensando che le pesche siano tutte uguali. Invece, nei vari periodi della stagione, ogni pesca, ogni tipo di pesca ha la sua maturazione. Quindi, molti conoscono la nettarina perché è la classica pesca senza pelo, però ce ne sono tanti altri tipi che sono molto buoni e gustosi, tipo la slapa che non è molto commerciabile perché matura molto presto, ma tanti altri tipi perché, appunto, ce ne sono oltre 200. Volevo anche ringraziare tutti gli stand gastronomici che ci hanno deliziato con le loro prelibatezze. Sempre dove c'è inserita comunque la pesca di Montelabate, quindi abbiamo mangiato del benissimo farro con le pesche e gamberi dal nostro lo stand di Delizia di Mare di Osteria Nuova, abbiamo comunque assaggiato da Ruben la macelleria di Osteria Nuova e il suo preparato di pesche con il panino e le nostre, il, nostro, ecco, il nostro punto di forza, i nostri signori dell'Auser che ci deliziano con il vino, con le pesche. Quindi la nostra peschetta dovete assaggiarla veramente tutti.